Ciao amici, marzo 2020, Foggia. Il vostro inviato Antonello, inviato del TG Economico, questa volta ci mette la faccia per questo breve video. Voglio farvi vedere un fenomeno che sta accadendo qui a Foggia, in questo periodo di restrizioni per il coronavirus 2019. Niente, un fenomeno che sto dando spasso un po' in tutta Foggia, in tutte le strade di Foggia. È vero, è giusto che bisogna fare prevenzione, bisogna tutelarsi dal virus con mascherine e guanti lattici, ok, bisogna rispettare le regole, però bisogna farlo fino in fondo, la legalità fino in fondo, perché sto notando che questi guanti lattici vengono puntualmente gettati, la gente se ne disfa buttandoli a terra. Che facciamo adesso? Inquiniamo l'ambiente? Sono sempre guanti in lattice che difficilmente riescono a smaltirsi. Basta prenderli e gettarli negli appositi cassonetti della raccolta differenziata. Adesso in questo breve video vi farò vedere quanti ne ho visti in giro passeggiando per miei servizi personali, quanti ne ho visti a Foggia. Allora, adesso faccio un giro di camper per farvi vedere il tutto. Allora, i cassonetti stanno ovunque, ok? Per la raccolta differenziata ce l'abbiamo, quindi non ci lamentiamo se non li troviamo. Allora, siamo nella zona della stazione, quindi varie traverse. Questo è il primo, ecco qua, uno. Adesso mi dirigo verso via Manfredi, perché ne ho viste tante da quelle parti, vicino l'Amgas, insomma, per intenderci. Mi avvicino. Un guanto in cellophane, terra, chiaramente buttato a terra. Altro guanto in lattice qui a terra, ecco qui, vedete? Vedete un po', ce ne sono tanti. Stiamo su Piale Manfredi, vedete? Altri guanti in lattice, praticamente vengono usati, puntualmente vengono buttati a terra. In questo modo aumenterà sempre di più l'inquinamento dovuto dalla plastica e alla gomma, vedete? Un altro qua, un cestino a due passi. Ce ne sono veramente tanti, specie in questa via, in prossimità di un noto supermercato foggiano. Ecco qua, buste, guanti in cellophane. In pratica ci stiamo difendendo dal corona, ma stiamo sporcando e inquinando l'ambiente. Quindi, insomma, adesso vado avanti perché ne ho visti molti altri, giusto per farvi vedere una panoramica di quello che ho notato in questa breve passeggiata che ho fatto. Questa è via Montegrappa, quindi si trova in zona quartiere ferrovia, quindi zona stazione. E ancora guanti. Ecco qua, vedete?
ovunque. Guanti, lattice, sparsi ovunque. I cassonetti da differenziata ci sono, quindi non ci sono scusanti per gettare spazzatura e immondizia a terra. E ancora guanti. Ecco qua, una mascherina usata e gettata a terra. E ancora guanti, sempre guanti, tutti quanti a terra, vedete? Tutti, qua si trovano in via Scillitani. Altri guanti gettati a terra. I cassonetti, ripeto, non mancano a Foggia per la raccolta differenziata, quindi usiamoli, usiamoli, usiamoli. Il bidone dei rifiuti è qui, il cassonetto, e i guanti a terra. Vedete? Ecco qua. Amici, potrei continuare all'infinito, di casi come questi ce ne sono tanti, vi ho solamente elencato alcuni delle tante, quindi che dire, io vi saluto, il vostro Antonello vi saluta e vi dà l'appuntamento al prossimo video protesta. Ciao ciao!